11 febbraio del 2023 siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Veramente oggi, non so se è la festa di Santa Bernadetta o dell'Immacolata, perché l'apparizione della Madonna per sua degnazione ha fatto a Lourdes è stata problematica fin dall'inizio. Siamo nel secolo dei lumi, dal 700 all'800, c'è molto razionalismo, scetticismo, tutti non vedono il soprannaturale. E specialmente in Francia ce l'hanno con la Chiesa. Questa apparizione sembra una invenzione, una tullupinatone, una... E poi si devono ricredere, non solo i politici di quel tempo, ma anche gli ecclesiastici di quel tempo. Perché è partita dalla Chiesa la proibizione di andare alla grotta, non è partita dal governo. I paletti l'ha fatto mettere alla Chiesa. Quando poi, con l'acqua di Lourdes, è guarito il figlio dell'imperatore, o dell'imperatrice, e il governo ha fatto togliere i paletti per ordine dell'imperatore, perché dato che è guarito, che quell'acqua è miracolosa, quindi l'apparizione è sicura, e la Chiesa poi l'ha approvata. Certo, il primo a dubitare è stato il parroco del luogo di Tarbes, Messier, l'abbé Pierre Amal. Ma quando ha sentito dire da questa piccola pastorella ignorante, maladice, che il nome è rivelato il 25 marzo, dall'11 febbraio al 25 marzo ha avuto tutte queste apparizioni, ha rivelato il suo nome, io sono l'Immacolata Concezione, allora ha creduto, non solo per il miracolo delle rose che ha portato la Santa Bernadette, ma anche perché era l'approvazione del dono dell'Immacolato Concepimento di Maria fatta dal Papa Pio IX nel 1854. L'apparizione nel 1858, quattro anni dopo, Maria Santissima, per iniziativa di Dio, fa sapere a tutti gli uomini che il Papa veramente è infallibile, non ha sbagliato. E noi da Lourdes veniamo fuori da una concezione ancora più forte dell'intervento di Maria Santissima. L'acqua, le vasche, immergersi nell'acqua. Ricorda il battesimo, rinnova il battesimo, perché a Dio, a Gesù Cristo, alla Madonna, interessa il nostro battesimo,
che la liberazione è il peccato originale. Per cui lei, che ha avuto la profezia, detta al serpente, io metterò un'opposizione totale tra te e la donna, che ti schiaccerà la testa. Lei e la sua discendenza, cioè Gesù. Quindi viene a profetizzare che in questa lotta vince Gesù, che viene da Maria in maniera umana, in maniera divina dello Spirito Santo, viene a darci la certezza che questa lotta c'è e che la vittoria è assicurata. A Lourdes, poi a Fatima, la stessa cosa. Prima negato tutto, poi accettato. Così serve a Međugorje. Prima negato tutto, poi sarà accettato. Sono tutti interventi della Madonna che realizza la profezia. Lei lotta in favore nostro contro il demonio per fare accettare Gesù Cristo, perfetto uomo e perfetto Dio. Si sa che le apparizioni sono sempre di natura privata e la Chiesa li accetta se la dottrina che viene espressa non contraddice al Vangelo, cioè alla Sacra Scrittura. Dice la Chiesa, a noi basta la Sacra Scrittura e la tradizione, ma non le apparizioni. Le apparizioni servono a affermare, riaffermare, corroborare la nostra fede. E sono una grazia di Dio. Dice, c'era bisogno, e c'è bisogno, c'è necessità. Anche, e finisco, per realizzare la profezia. La donna dispiacerà il capo. Il Vangelo, continuando sempre, quello che la liturgia feriale ci mette davanti, è il San Marco, capitolo 8, versetti 1-10. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla, non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se le rimando digiuni alle loro case, verranno a meno lungo il cammino. E alcuni di loro sono venuti da lontano, e risposero i suoi discepoli: come riuscire a sfamarle di pane qui in un deserto? Domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli. Subito andò dalle parti di Dalmanutà. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. San Marco, il suo Vangelo, lo scrive per i pagani. Quindi, nella descrizione della moltiplicazione dei pani, ne fa 2 versioni.
che è unica, la moltiplicazione dei pani, ma sono ripetute perché sono a cavallo con l'episodio della liberazione della ragazza sirofenicia per intercessione, supplica dalla madre, ed è impostata sul pane, il pane da dare ai figli, e lei si contenta delle briciole. E allora si capisce nella seconda versione che continua il discorso, che la prima moltiplicazione dei pani è per gli ebrei, 12 ceste, quindi 12 apostoli. La seconda moltiplicazione è per i pagani, per cui quando sia la prima e la seconda erano avanzati, ecco, avevano tutte mangiato a sazietà, ma raccogliete i pezzi avanzati, ecco, le briciole che sono rimaste, teneteli per darle ancora, perché tutto quello che diamo il Signore vuole radicalmente tutto, e quando noi diamo tutto rimangono gli avanzi, noi dobbiamo accontentarci degli avanzi. Ma questo brano di Vangelo messo lì giustamente per seguire il corso, il percorso feriale dell'anno liturgico, la Madonna che c'entra? È un mio pensiero questo, ma penso che sia, che si possa accettare. L'Eucaristia, guardate, sia prima e seconda moltiplicazione dei pani, c'è cioè sempre, levo gli occhi al cielo, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli perché lo distribuissero. È chiaro che accenna volutamente alla istruzione dell'Eucaristia che si moltiplica per tutti ed è sufficiente per tutti ed è necessaria per tutti e ne avanza anche. Per cui questo pane, il pane, è Gesù, però quella che ha fatto sto pane è Maria, Maria Immacolata, la madre di questo pane. Tant'è vero che nel nostro santuario dell'Immacolata a Catania c'è il tabernacolo effigiato l'Immacolata e nel cuore c'è un'ostia. Concludendo, la Madonna entra in questo mistero. Quando mangiamo le pece eucaristiche, del pane e del vino consacrati, che è il corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, mangiamo anche il corpo di Maria. Ecco il mio pensiero. Quando ci cibiamo dell'Eucaristia, non mangiamo soltanto Gesù, ma anche Maria. Perché quello che ci viene dato da Maria, è venuto fuori da Maria.
sembra una, un pensiero audace, ma la realtà è questa. Noi mangiamo la carne di Maria. Alleluia. I rapporti di Maria Santissima Immacolata con la Trinità sono il prototipo di ogni cristiano. In che senso? Comincia con lo Spirito Santo. Lei è piena di Dio. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Comincia con lo Spirito Santo, ha una relazione con Lui di grande amore ed è dalla sua disponibilità partorisce il verbo di Dio che si fa carne attraverso di lei. Una volta che è unita allo Spirito Santo e al Figlio attraverso la generazione umana, già ha un rapporto col Padre ancora più stretto, filiale. Certo non riesco a dimostrarlo, però ogni cristiano ricevendo il battesimo si unisce a Gesù Cristo e diventa suo membro, parte del suo corpo, un fisico, uno spirituale, corpo nel senso che diventa fratello. Allora figlio di Dio, figlio col figlio, figlio, figli del Padre. E quindi ogni battezzato diventa, o meglio si modella, con la Vergine Santissima Immacolata. Ogni battezzato ha la stessa relazione che Maria ha col Padre e col Figlio e con lo Spirito Santo. Non mi sembra tanto assurdo, ma è così. Lei è il prototipo. L'immagine, il modello di ogni cristiano. Per cui diventa sposo dello Spirito Santo, madre di Cristo e figlio del Padre. Per iniziativa di Dio, perché vuole che tutti noi facciamo parte, siamo, possiamo essere partecipi della sua divinità attraverso Gesù. Il problema fondamentale sta qui, la radice fondamentale sta qui, nel battesimo. Il battesimo rende figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo. La prima è stata Maria. Noi siamo dietro di lei e lei ci dice, per questi suoi interventi straordinari, ci dice, fate come me. Io vi do la mano. Venite dietro a me che io vado dietro a Dio. Quindi se vi affidate a me e sentite la mia parola, e per portarvi, condurvi per mano a Gesù.
Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e protegga. Il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Specialmente per quelli che non comprendono questa grande realtà, di essere stati elevati a Dio, per il Dio, dentro Dio, in Dio, pur non essendo Dio. E col nostro amore che dobbiamo dare a tutti quelli che soffrono anche questo dramma, tragedia, sia fisica, sia morale, sia cristiana. Possano avere la certezza di essere figli e prediletti di Dio, con l'aiuto e il modello della Vergine Santissima Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, tutti i santi e gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Alleluia.